Salve amici e benvenuti anche oggi per un nuovo video. Oggi volevo vedere insieme a voi il trailer che è uscito ieri dalla Direct Nintendo di Zelda Tears of Kingdom, il seguito di Zelda Breath of the Wild, uno dei giochi che a mio avviso, Breath of the Wild intendo, è uno appunto dei migliori giochi che io abbia mai giocato. Il motivo per il quale ho comprato la Switch è che poi un po' ho lasciato nella polvere. Però sicuramente Breath of the Wild è stata un'esperienza molto molto bella e quindi attendo con ansia in realtà questo seguito. È uscito questo trailer, ora ce lo vediamo un secondo, c'è anche il trailer in italiano e poi vi dico un paio di cose, cosa ne penso, perché ci sono cose positive, cose che possono preoccupare, però per lo più cose positive. Cominciamo. Avanzate, creature dell'ombra. Usate il potere che vi ho donato. Spazzate via chiunque osi opporsi al mio volere. Massacrateli senza pietà! Temo che nemmeno tu riuscirai a sconfiggerlo. Ok, ah, forse... Ti prego, donagli il tuo potere. Corrente 12 maggio. Allora, cosa ne penso di questo trailer? Allora, questo trailer mi è piaciuto in realtà veramente molto molto molto. Primissime considerazioni che ho pensato quando l'ho visto la prima volta. Intanto lascio qua. Lascio questo. Primissima considerazione è chiaramente un gioco molto molto più dark del primo. Questo lo vuole essere. Chiaramente l'inizio è un disastro, un'apocalisse. La luna rossa, Ganondorf che torna, non torna, è la voce, chi lo sa. Però comunque qui succede un casino. Succede un'apocalisse e tutto sarà estremamente più oscuro e caotico e dark fantasy. E questa è una cosa molto buona. E questa è ovvia, è l'ovvia prima riflessione. La seconda riflessione è che chiaramente questo gioco è simile al primo, no? La famosa è un more of the same, è un more of the same di Breath of the Wild, che voglio dire, se magari possa essere allo stesso livello se uno spera sempre di più, però magari fosse allo stesso livello comunque di Breath of the Wild. Quindi quello che potrebbe essere un po' la preoccupazione di molti, perché guardandolo così dite vabbè, ma è esattamente praticamente la stessa grafica di Breath of the Wild, non è molto diverso, è quasi identico. Penso di sì, in effetti, però vi devo dire che quando è uscito Breath of the Wild aveva comunque un comparto tecnico, considerando la scatoletta che è quella Switch, impressionante.
cioè già all'inizio generazione era arrivato a un livello altissimo con questo gioco, quindi non mi aspettavo che potesse andare molto oltre a livello tecnico, anzi io spero, che è la mia grande preoccupazione, che comunque regga i 30 fps granitici e non abbia troppi cali di frame sotto i 30. E poi ultima considerazione inevitabile alla fine che mi ha fatto saltare giù dalla sedia, non tanto le questioni di trama che possono esserci eccetera eccetera, ma questo, ovvero il primo Breath of the Wild aveva una caratteristica fondamentale, cioè l'esplorazione libera non guidata, la mappa ti ispirava e soprattutto era un grandissimo sandbox, ovvero facevi quello che volevi, c'era un grande utilizzo della chimica, della fisica e si potevano fare interazioni assurde che a volte neanche uno poteva immaginare, ma c'erano, banalmente quelle che all'inizio uno scopriva tagliando un albero, il tronco si poteva utilizzare, oppure bruciando l'erba creava un fumo e quindi l'aria era più calda e quindi con il parapendio lì, con il deltaplano immediatamente prendevi una folata di vento verso l'alto, si poteva exploitare e divertirsi con il sistema chimico-fisico di Breath of the Wild, ok? Qui, quando ho visto sta roba, ho detto, oh mio Dio, oh shit! Hanno portato il sandbox al next level, cioè non solo quello che c'era prima, adesso ci possiamo costruire, non so in che modo complesso, ma comunque sicuramente ci sarà un modo, mezzi di locomozione o di aviazione, perché qua c'è una sorta di, vedete, pallone aerostatico, secondo me anche questo costruito con vari pezzi che uno va trovando e crafta, e poi qua addirittura una sorta di, non so come si può chiamare, un drone, non lo so, con le ventole, anche questo secondo me, vedete, è stato costruito a piacimento, ecco. In più evidentemente c'è tutta una parte di gioco in cielo e quindi nuovi strumenti e nuove verticalità e nuove cose, quindi sì, da un certo punto di vista mi aspetto effettivamente, lo lascio andare, una sorta di more of the same a livello tecnico e a livello in generale di come si giocherà il gioco, però io credo che qua, perché Nintendo è Nintendo e soprattutto con Zelda raramente sbaglia dei colpi, ci sarà questo upgrade a livello di sandbox, quindi un mondo ancora più esplorabile con strumenti che noi potremo manipolare, costruire, aggregare, effetti chimici, meccanici, eccetera, eccetera. Quindi in realtà questo trailer mi è piaciuto veramente un sacco perché potrebbe prospettare un gioco incredibile. Guardate, se fosse anche solo a livello del primo sarebbe molto molto bene. Se riesce anche a superarlo, vabbè, c'è da togliersi il cappello. Comunque, lo scopriremo fra qualche mese, appunto esce il 10 di maggio, mi sembra. 12 di maggio 2023. Solo per Switch, vabbè, poi vabbè, collector, eccetera, eccetera. Io lo prenderò evidentemente, me lo giocherò sulla mia bella Switch, quella originale, presa nel 2017, e spero vivamente che sia un gioco da ricordare. Non so voi, voi cosa ne pensate? Avete visto questo trailer? Vi interessa? Non vi interessa? So che qua parlo pochissimo di giochi Nintendo, ma oggettivamente la Switch io non la accendo praticamente mai. Purtroppo tecnicamente è molto limitata e non mi piace giocare giochi a 30 frame. Questo però, diciamo che sarà una super eccezione. Ecco, questo sicuramente va giocato senza ombra di dubbio. Quindi ragazzi, fatemi sapere un po' tutto quello che ne pensate sotto nei commenti e ne discutiamo. Per il resto noi ci becchiamo prossimamente comunque per altri video qua sul gaming a 360 gradi. Grazie per l'attenzione, statemi bene e alla prossima. Ciao ciao!